Alle nostre spalle abbiamo lasciato un'antica città imperiale, avvolta dalla nebbia. Andiamo verso un pianeta sconosciuto e ci affidiamo agli strumenti. Battello senza ciminiere, orizzontale e immobile, alza le sue braccia metalliche nella nebbia e immerge le zampe sul fondo del mare. È il paguro. Per arrivarci si monta su un singolare ascensore. Un cestello di legno e corda solleva dalla barca gli uomini in tuta, ondeggia nel vuoto e li adagia infine sulla piattaforma. Da questo momento si è immersi nel rumore delle macchine, rotto dalla voce ingigantita e arrochita degli altoparlanti. Ravenna, 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 eh? Sì, qua il paguro, Aloisio. Sì. Cervi a mare 2. Sì. Profondità 765. Sì. Abbiamo tubato la colonna P9 5 ottavi. Lunga metri 762,62, sì. 6,55, sì. Spessore 8,941. La vita sul paguro è quella comune a qualsiasi cantiere. Si lavora, si suda, si corre, avvolti dal rumore. Le squadre si danno il cambio ad ore fisse, perché le macchine non debbono stare mai ferme. Questa piattaforma appartiene all'AGIP, la società dell'ENI che ricerca e produce il petrolio e il metano. L'elicottero unisce il paguro alla terraferma. Visto dall'alto, il paguro è una curiosa costruzione piantata in mezzo al mare. Da quando si è deciso di perforare la terra per cavarne energia, una piattaforma come questa è lo strumento necessario e perfetto per cercare il petrolio. L'elicottero che va e viene dall'isola alla terraferma fa parte ormai del piccolo grande mondo del petrolio. È indispensabile come la sonda, il trapano, il casco. Uomini vivono a bordo del paguro. 40 uomini in turni di giorno e di notte, perché la perforazione sottomarina prosegua senza soste. Gesti, sguardi, azioni sono precisi. L'isola, metallica e rumorosa, è collegata via radio con Ravenna e con il centro di tutte le ricerche minerarie dell'ENI in Italia e all'estero, Metanopoli. Dunque qua adesso come profondità siamo intorno ai 1050 metri, Va bene, state forte, Sì, va discretamente, un 25 metri ora. Adesso qua sulla sempre la solita storia, argille più o meno sabbiose, fango va bene, siamo a posto. Nel mare di Ravenna è stato trovato il metano e si continuerà a cercarlo. Quando si è finito di esplorare una zona di mare, il paguro va altrove. Questa macchina, che lavora appena da un anno, ha già scoperto cospicui giacimenti di metano che si sono aggiunti a quelli esistenti nella Valle Padana. Essi hanno nomi ormai famosi. Non meno prestigiosi i nomi dei giacimenti petroliferi e gasiferi scoperti nel resto d'Italia. Gela, San Salvo, Ferrandina, Gagliano, Pisticci. L'AGIP e le sue consociate non lavorano solo in Italia. A Khorramshahr, nell'Iran, l'AGIP ha un campo base. Di qui ai monti Zagros, dove le sonde stanno cercando il petrolio, ci sono 2 ore di volo.
ma di qui agli altri impianti dell'AGIP che operano in Egitto, Libia, Marocco, Sudan e Nigeria, le distanze sono immense. Le montagne che ora si scoprono sono i primi contrafforti degli Zagros, una catena brulla dalle pareti a picco e franose. Per arrivare sul posto dove intendeva portare la sonda, l'AGIP ha dovuto costruire una strada di 50 km che si arrampica attraverso una delle zone più impervie del mondo. Altri vi hanno cercato il petrolio e hanno avuto successo. Lo dimostrano queste fiamme dei gas dispersi che bruciano sulle montagne. L'elicottero sta compiendo la sua missione. Porta fusti di cherosene. Al campo preparano le segnalazioni per l'atterraggio. Dalle torride zone del deserto, superate le catene coperte di neve, l'elicottero giunge a destinazione. Il suo arrivo è un avvenimento per questi eremiti del petrolio. Non tutti possono fare questo mestiere. Occorre unire all'amore dell'avventura una solida preparazione tecnica, uno spirito di sacrificio non comune e un fisico eccezionale. Nel Golfo Persico incontriamo altre due piattaforme per le perforazioni in mare. Una fissa, quella che ha già trovato il petrolio, e una mobile, il gatto selvatico, gemella del paguro che abbiamo visto a Ravenna. Per sfruttare il giacimento sottomarino, l'AGIP ha costruito un oleodotto e un centro di raccolta del greggio. L'ingresso dell'AGIP in Iran, uno dei maggiori paesi petroliferi del mondo, segnò una svolta importantissima. L'Italia, entrata per ultima nella corsa al petrolio, offriva ad un paese produttore una formula nuova e lo associava su un piano di parità e di dignità nello sfruttamento delle risorse del sottosuolo. Nasceva così la SIRIP, società mista italo-iraniana. Una collaborazione che si è sviluppata. Di recente sono state assegnate all'AGIP nuove importantissime aree di ricerca nel Golfo Persico, le quali hanno portato l'Italia in una delle prime posizioni nella febbrile gara per il petrolio. L'elicottero riparte. Gli uomini restano impegnati nel loro duro lavoro. Una squadra di tecnici dell'AGIP parte in battello sulle calme acque del delta del Nilo. Non è un giro turistico, è il loro lavoro. Qui tutto è tranquillo, patriarcale. Al tecnico non interessa il paesaggio, lo conosce molto bene. Cerca invece con una esplorazione di superficie qualche indizio sulla natura del sottosuolo. È là per questo. Il motore gira, la schiuma ribolle. Lo sguardo si spinge a cercare altre cose che possono stare sotto la terra. Terra screpolata. Siamo nella zona del Mar Rosso. Arriva una carovana e una squadra sismica che sta per iniziare il lavoro. Fondo. Si alza una piccola gru. Si scava la terra. Ok, basta, giù. Molla. Adesso funziona. Eh? Lascio? Sì, lascio, lascio. Ecco! Questo è un sistema di prospezione che utilizza un insieme di procedimenti che consentono di conoscere la disposizione degli strati della crosta terrestre. Se
se ne ricaveranno dati essenziali per stabilire il punto preciso dove poi si farà la perforazione per la ricerca del petrolio. Questa prospezione comincia con lo scavo di piccoli pozzi in cui si pone la dinamite. Le esplosioni e le vibrazioni vengono registrate dai sismografi e poi interpretate dagli specialisti. Si potranno così disegnare carte con l'andamento dei diversi strati del sottosuolo. Siamo al largo di Elburdeis, nel Mar Rosso, dove è stato trovato il petrolio. Una piattaforma gemella di quella di Ravenna perfora sotto il Mar Rosso. Si chiama Perro Negro. Al largo le navi cisterna aspettano, pronte a caricare petrolio. L'ENI produce oggi, in Egitto e in Iran, tanto petrolio quanto l'Italia ne consumava nel 1953, e cioè nell'anno in cui l'ENI fu costituito. Elburdeis è il vasto campo base dove vivono centinaia di tecnici italiani ed egiziani. Il fabbisogno italiano di petrolio e di gas naturale cresce vertiginosamente. Tra 10 anni occorrerà all'Italia una quantità di idrocarburi pari a 100 milioni di tonnellate di petrolio. È appunto per far fronte il più possibile a questa esigenza che l'ENI impegna uomini e mezzi nella ricerca all'estero. I tecnici italiani lavorano fianco a fianco con i colleghi egiziani. Li fanno partecipi di tutti i segreti e tutte le tecniche del mestiere. Ad Elburdeis le macchine hanno il fascino di uno spettacolo. I dinosauri di acciaio, sculture in movimento, sbuffano senza sosta. In nessun altro tratto della costa africana il deserto è arrivato così vicino al mare. Siamo in Libia. L'antico paese africano osserva senza ben comprendere cosa facciano i tecnici, armati di treppiede, che misurano il vuoto e guardano la sabbia fin dove essa si confonde con l'orizzonte. Questi uomini non cercano l'ombra che qui non esiste. Sono topografi. Le onde si frangono con lentezza vicino all'antica Cirene. I topografi si spostano. Vanno verso l'interno, nel Sahara, nel grande mare senza acqua che i mauritani chiamano il paese della sete e che oggi si percorre in tutte le direzioni senza pericolo di smarrirsi. Le grandi jeep hanno surclassato il dromedario. Poi, in un punto prestabilito, la squadra si ferma. Qualcuno parla l'arabo, una lingua antica per un dialogo nuovo. Allora dice che ha capito tutto e tutto a posto. In ogni modo, lì diverso tempo fa è stato fatto il report time, però le tracce si dovrebbero vedere perché non ha tirato vento.
Romano, ha visto la tabella dell'Alerici mentre è venuto su stamattina? Sì, sono andato a vedere la tabella dell'Alerici, non è troppo lontano, è qui subito dietro la duna, con un paio di battute. Ci arriviamo con un paio di battute? Ci dovremmo arrivare, sì, con un paio di battute. Tanto più che è tutto piano, quindi sì, sì. Ci si può allacciare comodamente. Comunque, il pozzo deve venire ubicato esattamente sul pozzetto 129 della 82G. Un uomo si mette a correre con il picchetto che deve essere collocato a distanza precisa e lungo una linea stabilita. Può sembrare un gioco strano, invece è un atto fondamentale. Mettiti oltre quel dislivello, passa oltre il dislivello. Nell'immensità che si stende sotto il sole, il portatore della stadia si è allineato. Spostati, spostati, non vedi sei fuori? Controlla la misura che non sia rimasto, mi sembra che sia scarsa, come distanza. Intorno è il silenzio e lo sguardo non incontra ostacoli. A destra, a destra, a destra. Sì, va bene così. Che gioco fanno questi adulti? I libici si sono molte volte posti questa domanda. Oggi sanno che non è un gioco. Un punto è stato riconosciuto con precisione. È questa l'avventura solitaria di cinque uomini nel deserto. Sul punto ritrovato dai topografi arriverà una sonda. Qui presto si perforerà. Il pozzo si chiamerà R1/82. Antichissimi canti ritmati, un paesaggio che scorre lentamente. Ecco la Nigeria, il paese del fiume Niger, l'Africa delle cartoline illustrate. Tutto qui assomiglia all'idea più convenzionale del continente nero. Capanne di paglia a perdita d'occhio, costruite con una certa grazia per una lunga vita tribale. In Nigeria più di 50 milioni di uomini vivono immersi in clima umido. Lagune, insenature, risuonano di strani gridi. Per i tecnici del petrolio, il programma stabilito negli uffici con l'aria condizionata comincia qui. Sono qui per esplorare un angolo di terra ostile agli esseri umani. Siamo nel regno dell'umidità, degli insetti, della malaria, delle liane. Si suda stando immobili. Si scrutano le liane, questo intrico di acqua e di vegetali. La carta topografica, esaminata a Milano, si è trasformata dopo Lagos in questa palude. Ha inizio la ricerca in Nigeria. Si sapeva che la vita qui non è facile. Non strade, non sentieri praticabili. Gli uomini del petrolio debbono aprirsi un varco, un sentiero costruito metro per metro, quasi con i denti, arbusto dopo arbusto. Si passa attraverso i rami dei paletuvieri. Si sentono i colpi secchi dei grossi coltelli. Dopo molti giorni sarà aperto un varco disseminato di rami secchi. È là che passerà una squadra. Il rumore delle prime macchine risuona nella foresta. Bisogna conoscere la conformazione e la natura del terreno, rendere concreto un punto astratto segnato sulle carte topografiche. Si deve sapere ciò che la terra nasconde nelle sue profondità.
Qualche indizio si può avere in superficie. Un modesto sondaggio raccoglie campioni di terreno. Si affonda la trivella. Usciranno fango e acqua. Al geologo interessa anche questo primo contatto materiale. Nella sua mano tiene adesso una porzione viva di terreno. La terra comincia a rivelare la sua natura. Nel cuore di quest'Africa tropicale e malsana, dove non è facile vivere, sono stati trasportati potenti bulldozer. La foresta geme, resiste, ma cederà all'assalto dei mezzi cingolati. Un giorno non lontano, in questi luoghi dove a malapena filtra un po' di luce, passerà una strada. La foresta si è arresa. Un altro bulldozer traccerà la strada su cui transiteranno uomini e mezzi. Questo mastodonte spiana a tappeto. Bisogna far presto, perché il clima tropicale permette di lavorare soltanto nella stagione asciutta. Le grandi piogge bloccheranno uomini e mezzi. La macchina perciò cammina su e giù senza fermarsi e realizza con la sua pala di acciaio quello che una mano ha segnato su una carta geografica. Presto la strada sarà pronta. La vediamo dalla libellula gialla dei petrolieri. La natura domata si assoggetta a ricevere il lungo convoglio di uomini e mezzi. La Nigeria, condizionata geograficamente e storicamente dal grande fiume, vede qui trasformarsi il suo aspetto ancestrale. Ci si rende conto delle difficoltà che separano il segno di matita tracciato su una carta dalla trasformazione di quel segno in realtà. Tutto qui è stato fatto dagli uomini del petrolio. La sonda saldamente ancorata alla terra è un piccolo triangolo di metallo circondato da una foresta derubata del suo silenzio. Il paesaggio e la terra sono state esaminate e studiate, le strade costruite. Gli uomini e i mezzi lavorano. Adesso si aspetta la risposta della sonda. Vabbè. Mettete a fare, che Dio che ti san colpi in testa, ma mia cava mia belle. Sì, adesso vieni. Cura, sta lì, sta buon. Sta buon che adesso andiamo. Pian piano. You small, please. La foresta risuona di rumori e di parole nuove che gli Yoruba e gli Haussa non conoscono e non capiscono. In Nigeria si parlano 300 tra lingue e dialetti. Oggi se ne è aggiunto uno nuovo, quello degli uomini in casco venuti da lontano. Sorprendente spettacolo. Racchiuso in una gabbia di ferro, un albero di Natale. Una sentinella sta allerta nella grande solitudine. Sotto i suoi piedi c'è il petrolio. Siamo a El Borma, in Tunisia, a qualche chilometro dal confine algerino. A El Borma, come in Libia, c'è il deserto del Sahara. Non strade, ma piste percorse da veloci jeep. Qui tutto è terso da una luce forte e sconvolgente. Il deserto non è più desolazione e miseria. I tecnici, gli unici abitanti di questa landa, hanno saputo scoprire ciò che la sabbia e le dune nascondevano. Non è più povero il deserto,
perché qui si lavora giorno e notte incessantemente. Pronto? Pronto. Va la continuità? Va bene. Va bene, allora qui sono quasi pronto per lo scoppio. Quindi attacchi, colleghi. Collegato. Va bene, guardi, c'è qualcuno che si muove, fermi tutti. Tutto fermo? Tutto fermo. Va bene, siamo pronti per lo scoppio. Colleghi, e carichi. Basta, è sufficiente. Pronto? Caricato. Tiri. Esatto. Va bene, allora passare sull'altro punto di scoppio. Gli uomini venuti dall'Italia sollevano montagne di sabbia con le loro esplosioni che si ripercuotono lontano, oltre le dune. Oggi la gente del luogo sa che l'esplosione è lo stetoscopio per il deserto. Si completa lo studio della zona petrolifera. Si rastrellano chilometri di solitudine. Il petrolio è spuntato qui come un fiore insolito. È il risultato di anni di esplorazioni, di ricerche, di migliaia di metri di perforazioni, di un lavoro accanito e febbrile. Le provo col paratore o col manometro? No, è sufficiente col manometro. C'è la misura più rapida, così c'hai. Adesso bisogna conoscere la qualità e lasciarlo sgorgare per misurare la portata del pozzo. Il flusso continua. È necessario bruciare lontano dal campo il petrolio che esce. È una misura di sicurezza. Una colonna di fumo nero si alza nel cielo trasparente. Il petrolio rugge e urla. Nella fiamma e nel calore esprime la sua potenza. Questo greggio si aggiunge ai 9 milioni di tonnellate che l'AGIP già produce in Italia e all'estero. È il premio ai calcoli precisi fatti attorno ad un tavolo, all'entusiasmo dei geofisici, dei geologi, di tutte le squadre e degli uomini della sonda che si sono alternati senza posa, mesi e mesi, a perforare il deserto. È soprattutto un premio per l'Italia. La fiducia che il paese ha avuto nelle capacità di lavoro dell'ENI e dell'AGIP viene compensata sempre più largamente. Eppure le mete sono lontane. Molto petrolio si dovrà ancora scoprire ampliando le strade già aperte.